Ciao YouTube, oggi fumo con coprifornello di metallo che di solito uso per tenere la pipa in tasca quando è già carica, ma oggi lo uso, è perfetto come antivento se riuscissi a mettere a fuoco. Sto fumando, ahimè, le ultime cariche di Deception Pass del Seattle Pipe Club, del quale non vi ho più parlato dopo quel video introduttivo in cui vi dicevo che era molto buono, e confermo, è molto buono, in cui vi dicevo che è un Virginia Perique Black Cavendish, buono, sì, consideravo, non sapevo se classico o stravagante. Ora posso dire in tutta sincerità, è stravagante, nel senso che il Black Cavendish va proprio a caratterizzare questa miscela e la rende non un vapor tradizionale, ha degli echi di vapor tradizionale, ma sfide in tutto. Piccantezza, ma soprattutto qui la cosa bella è che dà una nota acetica che è proprio pungente sia al naso odorandolo che anche in fumata, veramente un Perique pungente, ha una dolcezza data dal Virginia ma anche una dolcezza data dal Black Cavendish. Dolcezza quasi vanigliata, ma assolutamente non stucchevole, non assolutamente fastidiosa, ha anche delle punte quasi di erba aromatica, tipo non so, rosmarino, una cosa del genere. Tutto ben bilanciato, piccolo difetto, ho notato che i primi 3-4 giorni e veramente queste note che vi dicevo aromatiche erano molto spiccate anche al naso, pur mettendo il tabacco nel Bormioli, quindi pur conservandolo bene, noto che dopo 5-6 giorni ha perso un pochettino questa intensità, cosa che mi è successa anche con altri tabacchi americani, soprattutto della McClelland, ricordo il Throgmorton Cellar. Aveva un po' questa caratteristica di perdere molto sia in profumazione sia anche in sapori. Sto fumando oggi in una Ascorti Radice, una Vulcana, bocciatissima. Vecchia, ancora marchiata Ascorti Radice Cucciago. Vado al fornello molto conico, sapori alla fine, qualche cosa sta fuori. Fa di sapori alla fine e va a incanalarsi nella velocità del fornello e a espandersi. Questa cosa aiuta molto anche la combustione, il fornello conico intendo, purché non pressiate tanto il tabacco alla fine, pressiate molto leggermente col vicino. Il fornello conico di solito è più difficile da usare, da fumare, per questo motivo non si deve fumare tanto, perché altrimenti si va sleggiando, essendo conico il tabacco va a convergere in un unico punto e a spendersi, a creare tappo. Questo ogni tanto per dare qualche informazione tecnica di meccanica di fumata, no?
per chi chiede dove si fuma questo tabacco, quest'altro dove è meglio. Allora, il flake di solito è lasciato un po' intero, comunque sia, essendo un taglio più grossolano, un taglio più grosso, fumato in queste pipe è comunque difficile, però tende a dare più sapore e a bruciare meglio, perché in alto il braciere è largo, in basso è stretto, quindi una volta acceso bene brucia bene, purché non pressiate tanto. Tornato al chiuso della mia casetta, vi faccio vedere meglio la pipa ora che ho un cavalletto. E finisco di parlarvi, cioè guardate veramente che questo qui è un pezzo di roccia lavica piovuto dal cielo, un meteorite. Un caminetto, quindi vulcano. Il Deception Pass che stiamo fumando è un tabacco consigliato, consigliatissimo ovviamente, anche perché è un prodotto unico creato da Joe Lanford, vi dicevo, per il Seattle Pipe Club, è reperibile solo in America o spedito all'estero, non in Italia. Quindi per chi è curioso e per chi vuole collezionare i gusti di questi tabacchi un po' particolari, è sicuramente consigliato. Il voto è un voto alto, non altissimo, un 7,5, perché comunque sia è un Virginia Perique atipico, ma per gli amanti del Virginia Perique aggiunge veramente qualcosa di particolare all'esperienza tipica del Virginia Perique. Ad alcuni potrebbe far storcere il naso, perché effettivamente si trovano anche delle dolcezze e delle aromaticità del tutto particolari, come in molti tabacchi americani un po' più, diciamo, spinti, un po' più eccentrici, ecco. Quindi 7,5. La composizione, allora, è un Virginia in stile Nord-West, Perique e orientali turchi. Questi Virginia in stile, Nord-Ovest, scusatemi, sono dei Virginia scuri che ben si miscelano con il Black Cavendish. Poi ci sono anche dei Virginia in stile inglese, quindi Virginia più tradizionali, accompagnati appunto da Black Cavendish e Acadian Perique. Poi ci sono anche dei, sì, Virginia scuri, l'ho già detti, e poi gli orientali turchi. È in produzione dal 2007, quindi faccio un riassunto: a crudo, sentori di legno, speziato, aceto e cuoio, molto buoni, pungente al naso, e sotto ci troviamo una dolcezza molto invitante. Infumata, la partenza è decisa, soprattutto in pipe piccole come questa qui, quindi con un fornello contenuto, magari meglio se conico. Il Perique è immediatamente percepibile e è sicuramente la componente che lo caratterizza, unita al Black Cavendish. I Virginia sono in una buona presenza di quantità e anche di presenza come dolcezza, insomma. Si avverte anche una ricercatezza nei Virginia, infatti ci sono quelli di stampo inglese, quelli scuri, insomma è un blend sicuramente nel complesso molto studiato, molto ricercato, fatto ad hoc, insomma non sono quattro foglie buttate lì a caso come nessun altro blend, però qui si vede proprio un intento di partenza e un risultato che può piacere o no, ma c'è un intento ben preciso nel caratterizzare questa miscela. Anche in fornelli medio-grandi
si comporta molto bene, ad esempio nella Morelli dei lenti fumatori del tubo, la pipa dell'anno scorso. In questi casi fornelli cilindrici più grandi si ha una partenza più sopita e si gusta anche una piacevole delicatezza nell'evoluzione, che invece in questi casi è molto più netta, diciamo. La dolcezza del Cavendish accende anche sapori deboli di liquirizia, che sono piacevolissimi uniti al vegetale dei Virginia. Basta, è tutto. Da Moreno, iscrivetevi, commentate, mettetevi piace, ovviamente, se vi è piaciuto, e ci vediamo alla prossima. Ciao da Moreno.